Ok, siamo dentro il Marina Bay Sands dove fanno il Gran Premio di Formula 1 e boh, stiamo andando a cercare la stanza dove, o comunque il posto, perché abbiamo scoperto che è una centro conferenza enorme dove ci sono oggi quattro conferenze diverse. Quindi andiamo a cercare dove prendere le targhette col nome. Ok, beh, figata, abbastanza figata. Ci hanno dato dei tavoli, è una conferenza un po' sui generis perché abbiamo i tavoli, ognuno ha il suo tavolo e adesso vado a cercare il mio, tipo un matrimonio. Domani parlo lì sopra, la sto già facendo addosso. Ciao a tutti, allora la prima giornata di Talks è andata, oggi è stata una giornata principalmente di riassunto di quello che sappiamo, cioè abbiamo sentito il riassunto dello stato dell'arte, ok? La prima persona che ha parlato è stata Grace Fu, che è il ministro di sostenibilità e ambiente di Singapore. È stato molto bello sentirla perché ha detto una cosa molto importante. Lei, che fa parte di quelli che devono decidere, ha detto: senza scienza, senza conoscenza a livello alto, a livello adeguato, noi decidiamo peggio. Quindi aiutateci a decidere meglio. Ed è molto importante avere la parte politica che ti sostiene quando bisogna fare della scienza. Poi abbiamo avuto un momento di confronto su quello che sta succedendo con l'innalzamento del livello del mare. Anche qui dati non nuovi, però dati che sono importanti da ricordare. E questi due ricercatori ci hanno ricordato che cosa vuol dire il fatto che per una certa percentuale siamo già committed al cambiamento del livello del mare. Che cosa vuol dire essere committed? Immaginatevi che, dato che abbiamo il circuito di Formula 1 qua dietro, siete un pilota di Formula 1, abbiamo passato una curva, siamo entrati in un rettilineo, abbiamo iniziato a accelerare, prendete l'accelerazione come l'emissione di carbonio e siamo a pieno nel rettilineo. Ecco, se sappiamo che davanti a noi c'è una curva, dobbiamo cominciare a frenare. Se cominciassimo a frenare ora, riusciremo a fare quella curva in maniera adeguata o ci schianteremmo contro il muro? Fuori dalla metafora, ad oggi sappiamo che entro il 2050, non importa quello che faremo con le emissioni di anidride carbonica, avremo comunque un innalzamento del mare di 20 centimetri. Quello che potrebbe succedere se guardiamo invece al 2100 è che, a seconda delle nostre scelte, quindi cercare di emettere meno anidride carbonica oppure far finta di niente e emetterne di più, gli scenari cambierebbero. Se cerchiamo di emettere meno anidride carbonica, quindi ci mettiamo su una strada diversa, cominciamo a frenare subito, entro il 2100 l'innalzamento del mare potremmo riuscire a tenerlo entro i 20-40 centimetri. Invece, se ritardassimo la frenata o se non frenassimo addirittura, rischieremmo di avvicinarci a quella quota catastrofica che è il metro di innalzamento del livello del mare entro il 2100. Avere un metro di innalzamento del livello del mare vuol dire veramente avere dei grossi problemi. Ce l'ha ricordato questo nel pomeriggio Arthur Webb, che è uno scienziato che lavora allo United Nations Developing Program e in particolare lavora sugli atolli, quindi su quei posti nel mondo che hanno pochissima terra al di sopra del livello del mare e che rischiano di essere i primi a essere posti a rischio di inondazione. Ci ha ricordato le situazioni di rischio di moltissimi atolli, ci ha ricordato come potrebbero essere a rischio e ci ha anche ricordato che la differenza tra 30-40 centimetri, anche 50 centimetri e un metro, per loro vuol dire la differenza tra sopravvivere con tanto sforzo su un'isola oppure doverla completamente abbandonare o quasi completamente abbandonare oppure spendere miliardi di euro o di dollari in infrastrutture per mantenere quell'isola sulla quale la popolazione vive. Molto bello, mi è piaciuto alla fine che il nostro collega è anche un amico ed è diventato qualche tempo fa direttore dell'Earth Observatory of Singapore, Benjamin Norton, professor Benjamin Norton. Ha fatto fare al suo gruppo una sorta di panoramica su quello che si sta facendo a Singapore per studiare il livello del mare. La cosa che mi è piaciuta tantissimo
è che ha dato spazio non ai ricercatori più vecchi, più esperti, ma ha dato spazio ai ragazzi, quelli giovani. Ha detto una cosa bellissima durante la sua introduzione a tutta questa serie di ragazzi giovani, ragazzi e ragazze giovani. Ha detto: io voglio dare spazio a loro perché loro sono la generazione che dovrà proporre le soluzioni di cui il ministro parlava all'inizio. Perché noi siamo la generazione che sta lavorando ora, ma probabilmente la loro generazione, che è quella dopo la mia di ricercatori, riuscirà a, se possibile, a portare delle soluzioni che alle quali magari noi non stiamo pensando. Quindi questa è una grande responsabilità per noi, cercare di formare questi ragazzi e queste ragazze nel miglior modo possibile, di modo che da grooms diventino professionals e, come, dato che siamo in ambito surfistico, vadano nella World Surf League a presentare le loro cose e a far vedere che forse si può fare qualcosa. Giornata 1 della conferenza finisce qua. Ci sono state tante altre talk, ma non vado avanti perché sono state molto tecniche alcune, ma tutte molto interessanti. Domani si comincia invece con le cose nuove, cioè con le cose che finora non avevamo ancora visto. Domani parlo anch'io. La sala è molto grande e, come ho detto all'inizio, me la sto un po' facendo addosso perché è probabilmente l'audience più grossa che io abbia mai, a cui io abbia mai parlato. Quindi auguratemi in bocca al lupo e ci vediamo domani. Ciao!